Chiesa dà maggiore rilevanza all'aspetto ancatico, che vuol dire in ebraico narrazione e quindi descrizione vera del mondo, per gli ebrei è un testo alachico. La parola alaka in ebraico vuol dire camminare, procedere, cioè è una, è un insegnamento di tipo normativo, e quindi per loro tutti quei racconti che sono nella Bibbia non vanno interpretati dal punto di vista descrittivo, ma bisogna interpretarli per ricavare degli insegnamenti su come comportarsi per avere la salvezza. Mi spiego? Sono due mondi completamente, modi completamente diversi di leggere lo stesso testo. E di conseguenza la visione che ne ha la Chiesa è una visione particolare, tutta sua. Vi dirò che nei primi secoli ci sono delle interpretazioni della Bibbia che sono fenomenali. Qualcuno dice che addirittura noi, per comprendere l'universo, dobbiamo studiare la struttura del tabernacolo di Mosè, perché siccome il tabernacolo di Mosè ha delle descrizioni che sono paragonabili al cielo, alla terra, all'acqua del mare e via avanti, allora la descrizione del tabernacolo di Mosè ci descrive l'universo. Oppure il candelabro a sette braccia, la menorah, che si trovava dentro l'arca santa, e il sole è al centro e gli altri sei sono i pianeti. È tutto visto in un'ottica per cui dalla descrizione della Bibbia dovremmo trovare la descrizione dell'universo. Allora, da queste partenze, che sono veramente molto lontane da qualsiasi logica, pian piano, avete visto, arriviamo all'accettazione comunque del sistema di Tolomeo, ma è un percorso lungo che comunque rimane radicato su quei due principi che vi ho detto. Rimane i principi dell'immobilità della terra, che era anche un principio di Aristotele, e dei modi circolari uniformi, e comunque di non andare mai in contrasto con la descrizione biblica. Ecco, questo è il quadro che noi adesso abbiamo fatto. Abbiamo fatto un quadro dell'ambiente scientifico-religioso in cui si viene a inserire Galileo. Galileo è il primogenito di sette figli e si trova col problema poi nella vita anche di aiutare i fratelli. Il padre è di famiglia abbastanza benestante, ma non troppo, non come la madre. La madre è molto una famiglia ricca, importante, tre cardinali in famiglia, molto religiosa e da un carattere che la suocera presenta, no? Nel senso proprio negativo del termine. Allora, tant'è che poi si rivelerà tale. Il padre pensa di scrivere la medicina, il padre si interessa di musica, anzi è molto importante nella storia della musica, perché ha praticamente teorizzato quella tecnica del contrappunto che poi sarà molto importante nella formazione della musica barocca. Ecco, va via a medicina al padre, ma lui è attratto dalla matematica, e il suo insegnante non è un insegnante di matematica teorica, non è uno che insegna a giocare l'aria con numeri, teorie, grandi sistemi, no, è uno che punta alla matematica dell'ingegneria, una matematica pratica, applicata, che vede nel fenomeno lo strumento che deve essere descritto tramite la matematica. Quindi questa praticità porterà Galileo a dire che la natura è stata scritta in termini numerici. Dio ha scritto due libri, ha scritto la Bibbia per le nostre coscienze e ha fatto la natura, che è scritta attraverso un libro che viaggia in formule, viaggia in numeri, e noi dobbiamo interpretare queste formule. Questo deriva dalla sua formazione ingegneristica, una formazione che in quel momento, in quella situazione, sarà per lui fondamentale, perché invece di cadere nel laccio dei ragionamenti teorici degli aristotelici, perché sennò un teorico si sarebbe incamminato in quella strada, sfonda completamente, esce dal quotidiano, punta a soluzioni nuove e fa quello che gli aristotelici non aveva fatto, fa gli esperimenti. Ecco, questo è il discorso. Quando voi andate al museo a Firenze, il museo della storia della scienza,
e vedete gli strumenti di Galileo, vi capite come lui operava. Lui ha fatto un piano inclinato e ha mollato il sassolino e ha cominciato a vedere i tempi che questo sassolino andava. Perché se mollate il sassolino così non arrivate a misurare il tempo. Rallentandolo su un piano inclinato è possibile determinare i tempi. E lui trova quella legge della caduta dei gravi che conosciamo, che è ancora valida oggi. Quindi smentendo la regolarità del movimento che doveva essere uniforme secondo quello che aveva detto Aristotele. Allora, questa è la sua caratteristica. Abbandona gli studi di medicina, ma qualcosa ha frequentato, e lo troviamo questo qualcosa nel suo trattato, Il dialogo sopra i massimi sistemi, in cui spiega che in una sezione, tagliando il corpo di uno, trovano che l'interno del corpo non è come descritto da Aristotele, ma il professore dice che è comunque valida la teoria aristotelica, anche se il braccio non era nella parte giusta, ma insomma non ha importanza, no? Cioè era talmente instaurato il discorso di affidarsi alla teoria e non contrastare nemmeno con l'evidenza, che anche in questi esperimenti più che concreti la mentalità delle persone si bloccava. Allora ritorna a Firenze e naturalmente quello si dedica a ingegnere, diciamo, meccanica idraulica, quella che poteva essere l'applicazione tecnica del movimento, l'altra poteva essere fare delle costruzioni. E impartisce lezioni private. La lezione privata non è una cosa negativa, è sempre uno scontro tra l'allievo e l'insegnante, e di conseguenza si esercita al punto che a un certo momento, raccomandato da questo Guidobaldo, che era un matematico dell'epoca, che aveva anche buoni rapporti, tra l'altro aveva un fratello cardinale che non guasta mai in queste cose, ottiene una cattedra all'Università di Pisa. E quindi va a insegnare matematica a Pisa, perché oggi Pisa è una delle, diciamo, la scuola normale di Pisa è la scuola che ha l'eredità di questo passaggio di Galileo. Lui scrive un trattato, De moto antiquiora, in cui spiega la teoria dell'impeto, quella teoria che vi ho spiegato, che Buridano aveva elaborato, questo professore della Sorbona di Parigi. E quindi già qui lui si mette fuori legge, comincia già a uscire da quello che era, diciamo, la scienza ufficiale. Muore il padre, lui si trova il carico di sorelle da far sposare, quindi doti, insomma, ha difficoltà economiche che non finiscono più. Poi c'è un fratello che ha una famiglia numerosa, che man mano che lui gli manda i soldi, quello produce un altro figlio, no? E la cosa non ha termine. Allora finalmente l'amico Guidobaldo gli ottiene di andare a Padova. Padova all'epoca è una università particolare, non è sotto il dominio dei preti, del Vaticano, è sotto il dominio di Venezia. Venezia è gelosa della propria autonomia e restia a sottoporre persone che stanno nella sua giurisdizione ai tribunali dell'Inquisizione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che circolano più idee, ci sono persone più libere di parlare, ci sono persone che magari hanno problemi con il papato, ma non troppo grossi, e di conseguenza arrivano a esprimersi in maniera più libera. E questa è la fortuna di Galileo, che proprio lì ha dei contatti con delle personalità molto importanti dell'epoca. Cesare Cremonini, che era un filosofo averoista. Cosa vuol dire averoista? La teoria dell'epoca era per gli averoisti, che poi non sono esattamente quello che pensava Averoe,